Kiev, inferno a Luhansk, Zelensky, servono più armi, Mosca annuncia corridoi umanitari per evacuare i civili dall'impianto Azov. Draghi in Israele e Palestina, vede Bennett e Sutai, impegno Italia per pace in Medio Oriente ed Ucraina, uniti contro le violenze. Elena, uccisa a 5 anni dalla madre che confessa aveva inscenato un rapimento, i dissidi con l'ex compagno, possibile movente. Volevo fare il magistrato, ora una bimba afghana non può più sognarlo. Al TG1, Maria Bashir, prima donna procuratrice fuggita dai talebani. Tra poco la nazionale in campo in Germania contro i padroni di casa, quarta sfida di Nations League per gli azzurri che puntano a blindare il primo posto del girone, diretta subito dopo il telegiornale delle 20. Confessa la madre della piccola Elena, 5 anni, uccisa in casa e poi nascosta nei campi, dietro l'omicidio, forse la gelosia per la nuova compagna dell'ex convivente. Il viaggio di Draghi in Israele, impegno per la pace. Ucraina entri nell'Unione Europea, subito corridoi per il grano, il premier in visita a Ramallah. Severodonetsk, centinaia di persone rifugiate nell'impianto Azov, Mosca annuncia corridoio umanitario per civili, intanto i russi avanzano verso Kharkiv. Mascherine, domani l'ultimo giorno, ma già si pensa ad una proroga fino a settembre per RSA, ospedali e trasporti pubblici, raccomandate alla maturità. Torna la Mille Miglia, la storica competizione per auto d'epoca, 4 giorni di gara a partire da domani per oltre 400 automobili che potranno essere ammirate lungo le strade italiane. Confessa la mamma della piccola Elena, uccisa in casa al ritorno dall'asilo, il corpo nascosto in un campo, possibile movente, secondo la procura, la gelosia per la nuova compagna dell'ex convivente. Giustizia, dopo il flop del referendum sale la tensione nella maggioranza, il voto amministrativo riaccende il confronto negli schieramenti, attesa per i ballottaggi. Draghi in Israele, lavoriamo per la pace in Ucraina, Italia con Kiev per l'ingresso in Europa, subito corridoi per il grano, il premier in visita a Ramallah. Severodonetsk come Mariupol, centinaia di persone asserragliate dentro la fabbrica. Mosca, arrendetevi, bombe sui civili in fuga dalla città assediata. Nei territori occupati la russificazione dei bambini, al TG3 la denuncia di un insegnante, imposte lingua e cultura, chi non si adegua sparisce. Mercati nervosi, non recuperano le ultime perdite, titoli di Stato sotto pressione, sale lo spread, attesa domani una nuova stretta della Fed americana. Addio Abraham Yoshua, scrittore e uomo del dialogo, sognava un solo Stato, israeliani e palestinesi sotto lo stesso cielo, l'ultimo racconto ambientato in Italia. A 3 per il centrodestra, questo è il risultato del primo round di amministrative. Uniti siamo maggioranza, commenta Silvio Berlusconi, che rilancia il suo compito di federatore della coalizione, dichiara essenziale il ruolo degli azzurri in vista della sfida delle politiche che si prepara a organizzare con Salvini e Meloni. La leader di Fratelli d'Italia invita gli alleati a uscire dal governo e attacca i Dem, con cui per il segretario leghista è impegnativo stare a Palazzo Chigi. E il voto locale si rivela un caporetto per il Movimento 5 Stelle, che vede crollare i consensi in tutte le principali città. Conte ammette il flop e prova a riorganizzare l'attività del movimento sul territorio. Nonostante il crollo grillino, il PD tiene il punto. Possiamo vincere solo con le alleanze, dice il segretario Letta e fa l'occhiolino ad Azione. Sferzante, Calenda, il campo largo dei democratici è già morto e rilancia l'opzione di un terzo polo riformista. Siamo al 10%, possiamo essere decisivi. Prima la pandemia, ora la guerra, la crisi che si abbatte su famiglie e imprese ha fatto crescere in maniera esponenziale le sofferenze bancarie, 400 miliardi presi a prestito che ora i debitori non sarebbero in grado di onorare, una bomba orologeria pronta a far scoppiare il sistema del credito, 144 mila le aziende insolventi, quasi un terzo di piccole dimensioni, in Europa siamo il paese che sotto questo aspetto sta peggio.
Il dramma di Catania, il rapimento della piccola Elena sparita dopo il ritorno dall'asilo, è stato inscenato dalla madre. L'ha uccisa lei in casa e poi ha nascosto il corpo in campagna. Dopo un lungo interrogatorio, la donna ha confessato e ha accompagnato i carabinieri sul posto. Non ero in me, ha detto. La rabbia della zia sembrava affettuosa, ma c'erano attimi strani. La bimba avrebbe compiuto 5 anni a luglio. I genitori erano separati all'origine della tragedia, forse rancori familiari. C'era una volta via delle Botteghe Oscure, il palazzo della storica sede del PC diventa un albergo extra lusso dotato di tutti i comfort, dalla terrazza ristorante con cena gourmet alle 70 stanze con letti king size. Ma il busto di Gramsci e la bandiera del comune di Parigi restano. La società locataria che avvierà la ristrutturazione li vogliamo preservare. Mi dispiace per le multe e le bollette, è stato bellissimo consegnarvi le missive. Questo è il biglietto di ringraziamento che Chiara, conosciuta da tutti come la postina gentile, ha lasciato nella buca delle lettere dei cittadini di Gattinara e Roasio, in provincia di Vercelli, prima di trasferirsi in montagna. Volevo salutare le famiglie e lasciare un ricordo, racconta ai nostri microfoni. Questo lavoro mi ha salvata, la commozione dei due paesi. Buonasera, in prima pagina analisi e contraccolpi del voto amministrativo, ma prima gli altri fatti del giorno. La confessione fra le lacrime di Martina Patti, ho ucciso mia figlia Elena, non ero in me. La donna ha fatto ritrovare il corpo della bimba di 4 anni in un campo a Mascalucia, nelle Catanese. Prima di crollare aveva denunciato un falso rapimento. È stata fermata per omicidio premeditato, si indaga su dinamica e movente, i rancori in famiglia. Draghi in Israele, lavoriamo a un cessate il fuoco in termini che l'Ucraina riterrà accettabili. L'Italia cerca la pace. Ringraziamo il governo del Premier Bennett per la sua opera di mediazione e collaboriamo per ridurre la dipendenza energetica da Mosca. Battaglia finale nel Donbass. I russi offrono un corridoio umanitario ai civili, ma non ai militari. Forze politiche alla ricerca di nuovi equilibri dopo il primo turno delle amministrative, con la netta vittoria del centrodestra trainato da Fratelli d'Italia. Berlusconi, la nostra coalizione unita e maggioranza nel paese, appello a centristi, venite con noi. Il PD alle prese con la debacle dei 5 Stelle e si riaccende lo scontro sulla riforma della giustizia. Un pericolo per l'igiene e per la sicurezza dei cittadini è ora anche veicolo di trasmissione della peste suina. I cinghiali sono una vera e propria calamità, soprattutto nel Lazio. La regione raddoppia gli abbattimenti da 25 a 50.000 per cercare di arginare il virus che potrebbe portare al macello interi allevamenti di maiali. L'Italia sotto una nuova ondata di caldo torrido, il picco fra giovedì e venerdì quando si toccheranno 38 gradi in Sardegna, dai 36 ai 34 a Milano, Roma e Firenze. In tanti anticipano la fuga verso il mare, ma la prolungata siccità mette a rischio le coltivazioni. Pantaloni in gabardine, giubbotti jeans, giacche e accessori con un occhio alla sostenibilità. Torna a Firenze Pitti Uomo. Forti segnali di ripresa per la moda maschile trainata dalla qualità del Made in Italy. Fra gli espositori anche 12 designer arrivati dall'Ucraina. Del rapimento per coprire il delitto più atroce, ha confessato la mamma della piccola Elena. È stata lei a uccidere la sua bimba e a sotterrare il corpo in campagna. Per il PM potrebbe aver agito per gelosia. Non tollerava che la bambina si affezionasse alla compagna dell'ex marito. La rabbia dei parenti, lo shock del paese. Draghi in visita in Israele, rafforza l'intesa politica per realizzare il gasdotto che porterà il metano verso l'Italia nei prossimi anni, riducendo la dipendenza dalla Russia. Il Premier ribadisce l'impegno del nostro paese per la pace, dal conflitto medio orientale fino all'Ucraina. Nuovi orrori, scoperta un'altra fossa comune a Bucha. Nel Donbass si combatte ancora, grido d'aiuto delle governatore del Luhansk. Qui è un inferno, bombardamenti continui, civili in trappola, almeno 500 negli impianti Azov, denuncia Kiev, che esorta l'Occidente a non cercare compromessi con Putin. È in arrivo il caldo dalle Sahara, temperature sempre più bollenti, 34-35 gradi a Torino, Milano, Bologna, Firenze, picchi fino a 37 gradi nell'entroterra in Sardegna. L'afa e l'assenza di pioggia aggravano la situazione nelle campagne. Coldiretti lancia l'allarme, manca l'acqua per irrigare le coltivazioni. È
boom del turismo in Italia, aumentate del 33% le presenze nel mese di maggio. Tornano anche gli stranieri e in generale si ricomincia a spendere per e durante le vacanze. I dati fanno ben sperare per la stagione estiva. Destinazione preferita, il mare. La storica festa della Madonna di Casaluce è contesa in tribunale. Succede a Caserta, dove il maresciallo in pensione fa causa al parroco. Motivo della disputa, la presidenza del comitato che ogni anno organizza l'evento. Alla fine i giudici danno ragione al sacerdote. Sarà lui a guidare la processione con buona pace delle sottufficiale. Pitti Uomo prende il via nel segno della rinascita. Firenze si alza il sipario sulla 102esima edizione dedicata alla moda maschile. Un grande ritorno fatto di eventi live, sfilate e ospiti internazionali, senza dimenticare di lanciare messaggi di pace. È stata la madre a uccidere la piccola Elena, 5 anni. Il corpo è stato ritrovato nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna, appena 23 anni, ha confessato nella notte il delitto dopo aver, come si sa, ieri sera denunciato un fantomatico sequestro della bambina da parte di tre uomini incappucciati. Ma gli inquirenti, non avendo avuto riscontri dalle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze, hanno seguito la pista familiare fino alla confessione. La donna dovrà rispondere di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Avrebbe agito per gelosia nei confronti del marito che l'aveva lasciata. Il doppio femminicidio di Castelfranco Emilia è stato compiuto ancora una volta da un marito che doveva essere messo nelle condizioni di non nuocere. E la signora, uccisa insieme alla figlia, aveva denunciato più volte il coniuge per maltrattamenti. L'ultimo ricorso alla giustizia risale a dicembre, ma la Procura di Modena presentò richiesta di archiviazione perché i comportamenti dell'uomo non avevano oltrepassato il piano verbale. La coppia avrebbe dovuto comparire oggi davanti al giudice per l'udienza di separazione. Molte incognite nello scenario politico dopo il voto di ieri. Conte pensa al futuro del Movimento 5 Stelle, grande sconfitto con le nuove basi locali, Tribunale di Napoli permettendo. Giorgia Meloni, come si sa, e molti comuni avanti all'alleato Salvini, ma c'è un braccio di ferro col PD che l'ha attaccata duramente per supposti rapporti con Mosca. Siamo a livello della minaccia di denunce, ma per Letta il PD è il primo partito, mentre Calenda auspica il terzo polo di centro, liberale e riformista. Dopo il lunedì nero resta la tensione sui mercati finanziari. Tutte le piazze hanno chiuso in negativo, ma soprattutto torna la pressione sui nostri titoli di Stato, con lo spread che ha raggiunto i 253 punti base. Non accadeva dal periodo più duro della pandemia. Attesa una possibile nuova stretta sul costo del denaro, sia della Banca Centrale Europea che della Federal Reserve Americana, per frenare l'inflazione. Ma ad aggravare il contesto c'è anche la decisione di Gazprom russa di dimezzare le forniture di gas verso l'Europa, e i prezzi ovviamente del gas si sono subito impennati. E di Ucraina ha parlato Draghi nella seconda giornata della visita in Israele e Palestina. Apprezzamento dell'Italia per lo sforzo di Bennett, il premier israeliano, per trovare una soluzione negoziale tra Mosca e Kiev. Ribadito il sostegno dell'Italia all'ingresso dell'Ucraina in Europa. A Ramallah poi Draghi ha incontrato il premier palestinese Shtayyeh. Sullo sfondo il lutto di Israele per la morte di Avram Yehoshua, uno dei grandi scrittori del Novecento.